Benny Schuperi continua e anche questa volta con un attore italiano. Ci troviamo allo stand di Pytech SRL, l'azienda italiana che si occupa di sistemi di pagamento, e ci troviamo in compagnia di Gianmarco Bruggini, il CEO, l'amministratore delegato dell'azienda. Gianmarco, è un gran piacere rivedere anche te qui a Parigi nuovamente dopo 5 anni. Grazie Fabio, sono molto contento di poter essere qua dopo 5 anni, credo l'ultima edizione di Parigi, e devo dire che l'accoglienza è stata molto positiva. Dopo 5 anni ci sarebbero da mostrare tantissime cose. Voi, perché c'è stata appunto una pausa da parte dell'organizzazione per motivi proprio organizzativi, un po' anche naturalmente per i 2 anni e mezzo di post pandemia che hanno causato un vuoto nella comunicazione diretta con il pubblico, i clienti francesi. E dunque dopo 5 anni perché siete qui? Siamo qui soprattutto per ristabilire da una parte i rapporti che non è che si siano interrotti, ma si sono sicuramente raffreddati in questi anni con clienti francesi. Per mostrare il nostro impegno, la nostra presenza nel mercato francese, che per noi è molto importante, e poi soprattutto per dare l'opportunità a molti gestori francesi o comunque della zona che non sono abituati a visitare Venditalia, di comunque rivedere i nostri prodotti e rivedere anche una gamma che comunque negli ultimi 5 anni ha sicuramente evoluzionato. Una gamma che è cresciuta, si è evoluta e in Italia continua ad avere un notevole successo, ma qui in Francia, nel vostro caso, abbiamo visto in più occasioni lo stand che era davvero pieno di visitatori. Sì, beh, l'interesse c'è, è chiaro che il mercato francese, o comunque la clientela francese, ha delle necessità, delle esigenze diverse da quella italiana. E qui sicuramente il discorso del pagamento con carta bancaria è molto più evoluto e molto più sentito, e quindi in certi casi anticipa quelle che potrebbero essere le tendenze anche sul mercato italiano. Noi in questo senso ci siamo preparati in questi ultimi anni, e quindi possiamo offrire una gamma molto completa di pagamenti digitali. Ecco, nel vostro caso qual è la punta di diamante, diciamo il prodotto che ha suscitato maggior interesse da parte del pubblico, degli operatori del vending francesi? Come ti dicevo, probabilmente il terminale, quello che in Italia chiamiamo il POS, quindi il terminale di pagamento con carta, è qualcosa che è ormai richiesto. Noi abbiamo un'ottima offerta in questo senso, che stiamo rivendendo sia in Francia che in Italia con successo, e sulla quale stiamo investendo pesantemente. Infatti vi anticipo che nei prossimi mesi ci saranno delle importanti novità in questo senso. Dunque possiamo dire che nel corso di Venditalia 2024 ci verrà svelata la novità di Pytech. Le novità, quindi ci aggiorniamo presto a Milano. E noi nel frattempo, attraverso vendingnews.it e la rivista di informazione bimestrale Vending News, ne daremo anteprima proprio per cercare di stimolare la vostra curiosità, farvi conoscere tutte le caratteristiche dei nuovi prodotti per poi presentarli nuovamente, o meglio di persona, in presenza, come abbiamo imparato a dire con la pandemia, nel periodo dell'emergenza sanitaria, a Venditalia 2024 a fine maggio del prossimo anno. Esattamente, grazie ancora per la visita, è sempre un piacere vederti anche a Parigi, ormai è un appuntamento consueto tra di noi. Arrivederci.